Niente, che dire ragazzi, purtroppo ero un po' timoroso di questa cosa qui e purtroppo è successa, nel senso che dopo 5 minuti dove avevamo fatto come sempre i nostri belli attacchi non abbiamo segnato e in quel momento lì è arrivato lo sconforto. E lo sconforto, e a quel momento lì dopo abbiamo subito la grande fisicità di Roma, abbiamo giocato con sfiducia e in quel momento lì abbiamo perso quella che era la nostra grande identità, che era quella di difensiva. Ci siamo così scollati tra di noi e purtroppo è venuto fuori che anche dagli spogliatoi, dove c'era gente che voleva uscire spaccando il mondo per spaccare il mondo e recuperare, poi dopo è nata l'ansia e dopo di nuovo lo sconforto. Mi spiace moltissimo perché andare sotto di 30 non è bello. Questa è una squadra che durante la settimana lavora con un'applicazione, un'energia e una dedizione pazzesca, però mi spiace anche per la gente che ci ha visto, per la gente che era qua. Che dire, ripartiamo dagli ultimi 6 minuti, seppur dalla partita eravamo morti, come avete visto, però insomma abbiamo provato a recuperare con tutto quello che avevamo. Siamo usciti in 3 con i crampi, cercando di recuperare tutto quello che c'era in campo. È chiaro che continuiamo a avere delle difficoltà in attacco e oggi a maggior ragione senza la quadratura difensiva naturalmente è diventata ancora più difficile, ecco. Però insomma il ragazzo ha detto che l'unica medicina è lavorare, non perdere mai la fiducia in loro stessi come abbiamo fatto oggi, e adesso noi torniamo a casa nostra finalmente, dove abbiamo una partita molto importante con Biella. Coach, è una squadra che, salvo gli ultimi minuti, ha dimostrato anche stasera di non avere tanti punti nelle mani. È un problema di individualità, è un problema di fluidità dell'attacco? Ma di sicuro in queste 3 partite, nelle prime 2 non ce l'avevano permesso. In questa noi abbiamo subito molto la fisicità di Roma, soprattutto a livello offensivo, dove naturalmente sono stati molto bravi, diciamo così, anche se è un gergo calcistico, a verticalizzare il loro gioco, nel senso che loro hanno giocato spesso con la testa sopra il ferro e naturalmente poi Roma dopo ha giocato sulle ali dell'entusiasmo, perché dopo faceva canestra da tutte le parti anche quando noi provavamo a fare anche delle buone difese. E naturalmente già con poi i nostri problemi che abbiamo e in più, come ho detto, lo sconforto del voler fare bene a tutti i costi e poi invece ritrovarsi sotto addirittura di più di 20 punti, dopo le due cose naturalmente da lì in poi, come non è attendibile gli ultimi 5 minuti se non per l'atteggiamento in campo, ecco, naturalmente non è che uno può dire ma gli ultimi 5 minuti mi ha fatto 26 punti, perché naturalmente Roma in quel momento lì aveva mollato, quindi io parlavo tanto di atteggiamento. Io l'unica medicina che ho per questa cosa qui è lavorare e continuare a trovare nel migliore dei modi la nostra identità offensiva e finalmente tornare a casa nostra. No, era un crampi. Era Cincia che non ne poteva più, Greg adesso non so se era un crampo oppure se ha preso la botta sull'ultima volta che si è buttato per terra. Ve l'ho detto, io oggettivamente, a parte tutti gli errori che abbiamo fatto e l'analisi, insomma una squadra che comunque negli ultimi 5 minuti, seppur con l'avversario che naturalmente aveva mollato rispetto a quello che aveva fatto prima, però l'ardore che hanno messo giusto per provare a uscire dal campo, quantomeno con avendo dato tutto, e questo io è quello da cui voglio assolutamente ripartire. È chiaro che abbiamo fatto 2 ottime partite, una ottima a Venezia e purtroppo però una oggi negativa e non portiamo a casa niente. La Serie A sapevamo che dura, adesso dobbiamo ritrovare la nostra bella identità nella partita in casa. Sta venendo qualche dubbio sul mercato estivo, i due esterni che devono fare la differenza, esatto. Cioè stai parlando di? Di Hermes e James. Ma James, ero molto fiducioso in questa partita qui perché aveva fatto delle cose ottime durante la settimana e soprattutto adesso comincia ad avere una condizione più che accettabile. Naturalmente oggi non ha funzionato anche la squadra insieme a lui. Se prima diciamo lui si era messo a servizio della squadra e le due partite che avevamo non era riuscito a dare il suo contributo offensivo,
oggi è una partita dove non ha girato completamente la squadra, quindi diciamo che il suo apporto è stato così, vorrei rivederlo in una partita magari diversa, ecco. E Yeremić invece si è preso un sacco di buoni tiri e purtroppo non l'ha messa dentro, e qua vado dentro la parentesi della sfiducia che è nata quando poi abbiamo sbagliato i primi 2-3 tiri, e da lì in poi avete visto, non è che abbiamo sbagliato i tiri di Yeremić, purtroppo sbagliavamo tutto. Arrivavamo là sotto, sembrava che ci fosse il domopac sul canestro e non c'entrava più niente. Poi dopo, così di orgoglio, ci siamo cominciati a buttare dentro e ci siamo accorti negli ultimi 5 minuti che il canestro che si poteva anche segnare. Però è evidente che abbiamo avuto le difficoltà anche con lui, lo dicono le cifre, però io continuo a lavorare su questi ragazzi qua con grande fiducia e soprattutto cercando di portarli con la testa giusta alla partita, di una partita importante come quella con Vienna. Ma guardate, sicuramente sono molto dispiaciuto. Io l'ho sempre detto, cioè sembra un leitmotiv, e anzi dopo poi magari ti ritorno anche indietro le cose. Io questa squadra qua la vedo lavorare durante la settimana. E io l'ho detto allora adesso, e non ce n'è uno che si tira indietro mai. E mi spiace che purtroppo per alcuni episodi, già probabilmente rivedendo la partita di Venezia, noi probabilmente siamo arrivati qua con la testa intossicata da quella partita lì. E probabilmente se noi portavamo a casa quella partita lì sarebbe stata magari lo stesso, ma però con un impatto molto diverso sulle nostre teste. E per questo parlavo di sfiducia e non di atteggiamento generale. Quindi il problema non è nell'atteggiamento, ma è nel credere nei nostri mezzi. Poi avremo delle lacune, avremo dei difetti, però noi dobbiamo giocare non pensando che siamo una squadra che non vede mai il canestro. Nel resto anche tutti gli altri, lo stesso Yeremić, insomma lo stesso Donnell, hanno fatto un precampionato di altissimo livello e abbiamo giocato anche con squadre, per pur quanto conta il precampionato, con squadre fisiche nella stessa maniera. Per questo parlavo di sfiducia e dobbiamo lavorare su quello. A questo punto credo che anche bisogna stare per quello che si può, quello, naturalmente quello che possiamo fare noi, ma anche abbiamo bisogno, come è stato sempre, di un ambiente che ci spinga a fare la prima vittoria con Biella. Quelli sono i giocatori e dobbiamo cercare di portare a casa i 2 punti con Biella con tanto orgoglio, come abbiamo avuto oggi negli ultimi 6 minuti. Però in casa con Biella sì, questo dipende da noi e da come percepirà l'ambiente queste 3 sconfitte. Se le percepiamo in modo assolutamente negativo, è chiaro che dovremo un po' sbloccarci noi. È chiaro che la Serie A sapevamo che era durissima, ce ne siamo accorti nelle prime 3 partite, e sapevamo che era dura, abbiamo un obiettivo che è quello che ci siamo detti milioni di volte, e come ci arriviamo alla vittoria bisogna che ci arriviamo tutti insieme. Per quello chiedevo di avere un attimo di pazienza e spingere dei ragazzi che, come ho detto tutti, oggi è nato lo sconforto, però insomma anche oggi non hanno mollato fino all'ultimo secondo, quindi credo che da questo bisogna ripartire per l'ennesima volta. A posto?